Ben trovati a tutto il bello che c'è. La fragola come frutto catalizzatore, agricoltura, turismo e solidarietà. A Policoro in Basilicata, che è il primo produttore in Italia di questi frutti, un appuntamento che vuole valorizzare il territorio metapontino e le aziende agricole locali, senza dimenticare i più fragili che hanno partecipato con un laboratorio inclusivo sulla impollinazione. Eleonora Cesareo. Il rosso vivo, scintillante, che conquista gli occhi e il cuore. Il profumo inconfondibile, intenso, capace di ammaliare i sensi, ma renderla unica è il sapore, dolce, con venature un po' pungenti, adatta da gustare al naturale o in tutti i piatti, dall'antipasto al dolce. L'oro rosso della Basilicata, Sua Maestà la Fragola, protagonista di un grande evento a Policoro, in provincia di Matera. Siamo nel suo regno, nel cuore della costa ionica lucana, terra agricola d'eccellenza, scelta già dagli antichi coloni greci. Una pianura fertile, delimitata dall'Appennino a nord e dal mare al sud, microclima e ambiente favorevole per qualità e precocità. Da 40 anni si producono oltre 1000 ettari all'anno di fragola. È un evento catalizzatore, non una sagra, ma un evento vero e proprio che vada a declinare le potenzialità di questo frutto ad oggi non c'era mai stato. Dibattiti, approfondimenti, spettacolo e le immancabili degustazioni per scoprire i segreti di un frutto sano e naturale. La nostra fragola, la fragola della Basilicata, è una fragola sicura, salubre e che ha un sapore diverso dalle altre. Questo lo possiamo dire con certezza perché ormai, dopo tanti anni, il metodo di produzione della fragola è un metodo assolutamente innovativo. Non solo qualità e nuove sperimentazioni come la fragola bianca, ma anche versatilità in cucina. La possiamo utilizzare per dare una nota di acido, la possiamo utilizzare per dare una nota di croccante. Con le sue varie consistenze ci aiuta dall'antipasto al dolce praticamente. Io la utilizzo in qualsiasi portata. Ma assaggiare una fragola non è solo un viaggio nel gusto, significa anche intraprendere un cammino, ascoltare il racconto di un territorio dalla storia millenaria. La Basilicata sta diventando una terra sempre più interessante, sempre più capace di incuriosire, però una terra per incuriosire, per essere diciamo un attrattore, non deve essere solo bella e deve anche avere ricette, prodotti, personaggi, storie, infrastrutture e deve essere mangiata. La fragola di Basilicata secondo me può essere uno dei prodotti capaci di raccontare, quando tu la vedi sai che quel prodotto racconta una terra, racconta la Lucania. Le persone cominciano a conoscere anche la Basilicata per un prodotto di eccellenza e questa cosa qua è anche un ritorno non solo di immagine ma anche turistico. E il party policorese è stato anche momento prezioso di inclusione e solidarietà, protagonisti ragazzi speciali dell'associazione ANFAS. Allestiranno un laboratorio dove far vedere ai visitatori come si produce la fragola con l'uso dei bombi, con la piantumazione, quindi un laboratorio tematico gestito da loro. Noi abbiamo qui una cassetta con i bombi dove i bombi sono gli insetti buoni che vengono liberati nei campi dove vanno ad impollinare le piantine e dar sì che la piantina prenda vita e poi produca i suoi frutti. I ragazzi si sono cimentati in questo, abbiamo trovato un interesse importante, si sono anche divertiti in questo e quindi penso che continueremo a fare questa buona pratica.